Un'antica tradizione che si rinnova tra riti, leggende e musiche popolari. Appuntamento alle grotte Regina Margherita di Collepardo per la notte di San Giovanni, un culto che coincide con la notte più breve dell'anno, il solstizio d'estate. Il rito ipotropaico viene confermato attraverso l'artemisi e l'iperico, due erbe che nel fuoco purificatore del falò rappresentano le avversità da scacciare e i benefici da conquistare. La notte di San Giovanni Battista, soprattutto a Collepardo, è una notte molto sentita perché è una notte che ormai da 30 anni facciamo di fronte alle grotte Regina Margherita per riconfermare il cosiddetto rito apotropaico attraverso sia l'artemisia che l'iperico. Il fuoco, il falò che è stato acceso di fronte alle grotte significa il fuoco purificatore del giorno più lungo dell'anno, illuminato dal sacrificio di Giovanni Battista. In questa notte, grazie all'iperico, c'è una benedizione che le persone che partecipano possono portarsi a casa. In più, le persone che fanno il giro attorno al fuoco hanno la possibilità di instaurare un rapporto di comparanza, di legame profondo con la persona che hanno vicino. È una tradizione europea la celebrazione del solstizio d'estate, ma in particolar modo in Ciociaria assume degli aspetti apotropaici veramente interessanti. Viene celebrata le erbe, tipo l'erba di San Giovanni o l'iperico, si festeggiano tutte le erbe che fanno parte del gruppo delle erbe di San Giovanni e ci sono delle ritualità che riguardano appunto soprattutto l'iperico e l'artemisia. Queste erbe vengono considerate una apportatrice di benefici, soprattutto l'iperico, tant'è vero che uno dei nomi popolari è erba scacciadiavoli, e tradizionalmente veniva appesa dietro la porta dopo essere stata bagnata nella guazza di San Giovanni, che è la preparazione di un'acqua dove vengono messi dei fiori, i fiori che si trovano in questo periodo. E l'altra invece, l'altra erba, è l'artemisia, che viene chiamata Cingulus Sancti Ioannis, oppure cintura di San Giovanni, e sta a rappresentare le avversità. Ci si cinge la vita con questa erba, si fanno tre giri intorno al fuoco e poi si getta nel fuoco per rappresentare appunto la liberazione dalle avversità. A mezzanotte vengono immerse nell'acqua ghirlande di iperico, che poi si gettano nel falò che illumina la notte, allontanando le streghe e gli spiriti del male. Qui Collepardo è il paese delle erbe, che tutti ci facciamo insegnamento, impariamo, condividiamo, non solo a fare l'uso e prendere le proprietà di ogni pianta, come questa, la pianta di San Giovanni o il iperico, che è solar, però è medicina, è il più grande antidepressivo, e applicandolo con l'acqua che sta fatta benedetta o bendecida per una plegaria speciale, adquiere il pensiero, fa i miracoli. I pensieri sono qua di tutte le persone che sono qui presenti, però anche non solo di quelli, sino dei clientenati che lo hanno iniziato, e noi che stiamo presenti continuiamo. Senza tradizione e conservazione penso che non esisterebbe la umanità. Dobbiamo ripristinare il rispetto a mamma natura, però soprattutto il rispetto a se stessi, alla famiglia, all'amore, perché tutto nasce e cresce nella famiglia.